Dove stava andando, possiamo sapere? A casa. A casa, e da dove vi? Dal supermercato. Qua, la Conad, via Capuzzi. Ha la spesa in macchina. Avevo la spesa in macchina. Hanno controllato la spesa, tutto. Giusto? È così che funziona. Quindi mi stanno facendo verbale perché ero senza cintura, ed è giusto. Quindi questa è una cosa a cui non pensiamo mai, cioè uno viene fermato per la storia del Covid, ma di fatto deve rispettare anche le regole della strada, il codice della strada, che vanno rispettate. Lo so, perché non ce l'aveva, abitudine, diciamo così. Non è abitudine, no, stai qua, non è abitudine, no. Perché ero nelle vicinanze di Italia, non pensavo che di trovare a questi qua, vigili urbani, polizia locale, come le vogliamo chiamare, però capito? È chiaro. Sono, non so quanto è di verbale, però mo alla fine siamo sembra sicuri. Giusto che mo devo, io lavoro e devo andare pure a pagare il verbale. Però è giusto che io le rispetto, ma ci mancherebbe altro, io le rispetto, e purtroppo, vedi? E succede. E il fatto che ci siano dei controlli per il Covid, e quindi vedano la veridicità dei vostri spostamenti e quanto siano necessari, non include il bonus sul normale rispetto del codice della strada. Il signore, avete sentito, è stato multato perché non aveva addosso la cintura di sicurezza. È fondamentale, così come fondamentali sono i controlli che stanno facendo, nonostante la città di Bari in questi giorni sembra essersi completamente risvegliata dal letargo del coronavirus. Troppi assembramenti, tant'è che ieri un circolo ricreativo in via Ravana, se un negozio, un bar di via Dante, sono stati visitati dai carabinieri e sono stati sciolti gli assembramenti di persone che erano all'interno o nelle vicinanze delle strutture. Sui lungomari c'è la qualunque, nel senso che tra passeggiate, cani a fare i propri bisogni e tutto il resto c'è un sacco di gente, ma attenzione, perché i dati che vengono raccolti dai posti di blocco, da chi vi viene a fare i controlli, vengono trasmessi tutti alla prefettura. La prefettura li incrocia e quindi, se non rispondono poi alla verità, potrebbero arrivarvi successivamente il verbale per la mancata osservazione al DPCM del coronavirus. Ecco perché per esempio vi chiedono di avere lo scontrino della spesa speciale per certi alimenti di gatti o di cani, sono fatti realmente accaduti, per controllare che effettivamente voi vi spostiate da un posto all'altro della città solo perché quel negozio è dotato di questi prodotti. Oppure vi chiedono, se dite di andare in farmacia, quale farmacia, tanto per capire il motivo per cui dal quartiere Carrassi siete a Torre a Mare, oppure la via di vostro padre, sempre che diciate a chi vi sta controllando che state andando a ricongiungervi con i vostri genitori. Anche il signore è stato multato perché in questo caso non solo non indossava la cintura di sicurezza, ma l'aveva allacciata da dietro, e quindi testimonianza che magari è un'abitudine quella di non indossarla. È stato multato, come succede in questi casi, previsto dal codice della strada. E vi ricordiamo che l'unica cosa che in questo momento non stanno controllando in questi genere di posti di blocco sono le patenti scadute e le revisioni scadute, perché come previsto dal DPCM, dal primo DPCM, sono prorogate fino a ottobre. Nella fattispecie è capitato anche di casi con revisioni e patenti scaduti antecedentemente al primo DPCM, che comunque vengono trattate allo stesso modo. Per il resto, il codice della strada resta il codice della strada e va rispettato.